Signori e signori, benvenuti alla convention dei giovani imprenditori di Confartigianato. Purtroppo il nostro peggior nemico non è il cambiamento. Il nostro peggior nemico è un paese che non crede nelle nostre imprese. Un paese che non crede ai giovani e fa di tutto per ostacolarci. Dicevi che in sostanza in azienda hai dovuto assumere un semplificatore burocratico perché diversamente non ce la facevate. Ma non soltanto io, insomma, anche altre aziende, soprattutto con gli adempimenti per la responsabilità solidale che sono diventati in alcuni casi anche un modo da parte dei fornitori per ritardare il pagamento, ci sono aziende. Anche la mia, che hanno dovuto individuare una persona che potesse occuparsi proprio di questo aspetto. E quindi insomma diventa veramente oneroso, inefficiente e credo anche demoralizzante per chi fa impresa. Sull'accesso al credito. C'è una necessità forte, una necessità di un intervento mirato alle piccole e medie imprese. C'è un investimento verso un'economia reale e non verso una speculazione finanziaria, come avviene ancora oggi. In Italia abbiamo il denaro più costoso d'Europa. Ma perché vogliamo parlare del credito delle banche, dei soldi che non arrivano alle imprese? Guarda, ci sono veramente dei casi molto difficili riguardo al credito. Pensi, ci sono delle imprese che nonostante abbiano avuto delle garanzie da parte dei consorzi fidi, fino all'80%, abbiamo dall'altra parte istituti di credito che non ti erogano i finanziamenti. È chiaro, bisogna agire in qualche modo. Io credo che vanno allentati i parametri di riferimento di Basilea e valorizzato il ruolo fondamentale dei confidi. I confidi deve essere non più considerato un ammortizzatore sociale del credito, ma veramente uno strumento che eroga garanzie, uno strumento valido che possono usare sempre le imprese per lavorare. La strada per la crescita passa necessariamente attraverso la ricerca della qualità e del know-how, attraverso l'innovazione dei prodotti e dei processi. Ricerca mi serve per, io ho un'azienda di informatica, per trovare nuovi prodotti che siano appetibili al mercato, che in questo momento è in crescita esplosiva. Chiaramente la ricerca mi aiuta l'imprenditore che non può avere la conoscenza o non può avere conoscenza di tutto. La ricerca ti aiuta a intravedere strade alternative, il resto lo fa l'imprenditore artigiano. Ecco, ma dimmi una cosa, ma è difficile fare ricerca in Italia? Allora, fino a qualche anno fa sì, perché c'erano solo le grosse imprese. Adesso i fondi sono utilizzabili anche dalle micro e piccole imprese aggregate. Perché no? Io ho partecipato a un progetto portando dei laureati in azienda per far vedere che cos'è il lavoro artigianale e questo ha giovato anche alla mia attività. Ora dico, deve diventare una cosa sistematica anche in Italia, esatto. Finché è frutto dell'iniziativa tra me impresa e la scuola locale è una cosa sporadica, diventasse qualche cosa di istituzionalizzato, vedi che andrebbe. Ma tu dici che nell'altra parte del mondo, nel resto del mondo invece l'Europa fondamentalmente è già un po' più avanti? Ma secondo me nel mondo non so, ma in Europa e in altre nazioni europee in questo senso sono più avanti, cioè ti
tirocini sono obbligatori, parte del curriculum in Italia, non per tutte le facoltà. Mentre invece magari... penso che debba essere trasversale a tutte le facoltà, non solo per una facoltà molto tecnica e molto specifica. Quindi tu hai inserito dentro dei ragazzi universitari nella tua azienda? Potrebbero diventare più bravi di te? Quasi tutti, i dipendenti, che certamente.